Stop.
questo motivo la nostra comunità inizia a lei la parola. Termine di questa divina liturgia, gratitudine voglio esprimere anzitutto a lei e voi tutti fratelli nell'Episcopato del Sacerdozio e a voi fratelli e sorelle di Cristo, ucraini, il mio ringraziamento. Grazie per averci fatto respirare in questi tre giorni la ricchezza del patrimonio di fede e di cultura dell'Oriente, quasi un riverbero di quell'incontro che nel 1439 doveva essere qui a Firenze un passo verso l'unità della Chiesa e che, se le circostanze storiche non ne permisero il radicamento, resta un riferimento vivo per chiunque voglia obbedire al desiderio di Gesù, ut unum sint. In questi anni, come arcivescovo di Firenze, diverse circostanze mi hanno ribadito la responsabilità che questa Chiesa fiorentina deve assumere per l'unità della Chiesa di Cristo. La storia di questa città ci testimonia che l'unità non è soltanto un punto di partenza e neanche un traguardo da raggiungere. L'unità cammina con la Chiesa lungo la storia, sapendo adeguare il proprio passo ai tempi dell'uomo. Per questo è proprio nella nostra storia, nostra nel senso del popolo di Dio, che possiamo rintracciare quegli avvenimenti determinanti che, seppure non pienamente compiuti, ci hanno portato ad assumere una nuova autocoscienza ecclesiale. Il Concilio di Firenze, di cui, come lei ha ricordato, ricorre quest'anno il 580° anniversario e che vide la significativa partecipazione di un suo predecessore, Cardinale Isidoro, metropolita di Kiev, non può rimanere come un ricordo tra i tanti del passato. Esso è un seme che è stato gettato nella terra di questa città e che deve ancora germogliare. Se è vero che è un seme, per germogliare deve prima morire, e allora altrettanto vero che quella morte il nuovo luogo della vita. Per questo non possiamo rinchiudere il Concilio di Firenze nelle pagine del libro di storia, in quanto esso ha segnato non solo questa nostra città, ma tutta la cultura cattolica, a partire da quella italiana, in quanto attraverso questo evento si è potuto conoscere la bellezza e il fascino dell'Oriente, e attraverso l'Oriente è entrata tutta la classicità, dilatando notevolmente il nostro pensiero. Questo concilio ha così segnato la modalità con cui l'umanesimo occidentale ha potuto attingere alle radici sia del mondo classico che del pensiero teologico dell'Oriente in maniera nuova. Per queste ragioni sento anzitutto un dovere di gratitudine verso l'Oriente, perché se Firenze è stata quel che è stata ed è quel che è, lo deve proprio l'Oriente. Senza quel concilio, l'umanesimo fiorentino sarebbe stato altro. Dalla consapevolezza di un dono deriva però anche il riconoscimento di non essere stati in grado in quel momento storico di dare competenza al tutto. Mi piace pensare che quel passo incompiuto dal Concilio di Firenze resta per noi oggi
un obbligo da assolvere. Mi sento dunque debitore grato e allo stesso tempo responsabile di un futuro diverso. In questo cammino di unità, il rapporto con le chiese cattoliche di rito bizantino è determinante, in quanto conserva in sé la memoria ecclesiale della Chiesa indivisa del primo millennio e di quel carattere di unità a cui aspirava quel concetto. Tra queste chiese, particolarmente cara a Firenze, è proprio quella ucraina. Come non ricordare il rapporto d'amicizia tra il venerabile Giorgio Aquila e un altro suo predecessore, il cardinale Schmidt, uomini entrambi appassionati nella lotta per la pace dei popoli e per l'unità della Chiesa in Cristo. Il cardinale Schmidt, durante la sua visita a Firenze, non ha avuto la possibilità di incontrare la Pina, ma lo raggiunse una lettera di invito da parte del sindaco. In quella scritto: Firenze, la tempia di nuovo. Dopo 55 anni, il successore del cardinale Schmidt, sua beatitudine Sviatoslav Scherchio, primate della Chiesa greco-cattolico ucraina, è tornato in pellegrinaggio a Firenze come compimento di quella profezia risposta a quell'invito. Grazie. Affido a Maria, la terra martoriata di Ucraina. Facendo dire le parole che Papa Francesco
ha pronunciato in questa cattedrale il 10 novembre 2015 in occasione del 5° convegno nazionale della Chiesa italiana, quando concluse il suo discorso così: io faccio mie queste parole per voi, vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come Santissima Annunziata, nell'affresco che si trova nell'omonima basilica da cui avete iniziato il vostro pellegrinaggio, l'angelo tace, Maria parla, dicendo: ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore. In quelle parole, concludeva il Papa e con lui ci siamo tutti noi. Invece noi chiamiamo Gloria e Gloria Lista.